Onorevole Tabacci, a pochi giorni dalla chiusura della campagna elettorale, insomma, Massimo Cialente è vicino alla riconferma, può farcela, anche grazie all'aiuto dell'API? Io penso di sì, credo che sia una buona soluzione. Cialente è stato un buon sindaco e lo ricordo anche perché nel periodo della presidenza della Commissione Attività Produttive della Camera, da me retta, lui era un componente molto attento alle questioni della ricerca scientifica. E credo che il problema che si pone oggi è di recuperare il tempo perduto in questi anni e forse ripartire da un modello friulano, cioè mettere in condizioni le istituzioni di collaborare intensamente tra di loro alla ricostruzione dell'Aquila. È stato un errore avere allungato troppo la fase dell'emergenza, della protezione civile e avere fatto la scelta della New Town, che invece di risolvere il problema hanno ghettizzato la ricostruzione, il che non è positivo. Modello Friuli, qui all'Aquila, da dove si potrebbe ripartire per emulare quel tipo di Bisogna modello? dare poteri al commissario regionale e poi ai sindaci, ovviamente mettendo a disposizione le risorse per interventi che abbiano una matrice strutturale. D'altro canto, a me è capitato, sulla base della stessa esperienza istituzionale, di lavorare in una vicenda molto più ridotta eppure molto impegnativa che ha riguardato l'alluvione in Valtellina e il dissesto idrogeologico che aveva comportato, dall'altro, la caduta di una grossa frana anche con morti. E penso che la ricostruzione debba ripartire da quel modulo istituzionale che prevede un'intensa collaborazione anche magari con la dimensione europea, perché se c'è un concorso di finanziamenti è più facile creare le condizioni per raggiungere l'obiettivo, e poi le procedure devono essere accelerate, ma soprattutto devono avere una testa di riferimento, non possono essere parcellizzate in maniera eccessiva. Ultima cosa, qui all'Aquila il panorama è molto frastagliato rispetto a quello nazionale, ci sarà mai un vero terzo polo? Ma, insomma, il terzo polo, dopo la nascita del governo Monti, deve ripensare la sua strategia e credo che oggi il riferimento agli uomini anche del governo Monti è essenziale se si vuole immaginare l'apertura di una fase nuova. Per cui il fatto che all'Aquila l'UDC, Alleanza per l'Italia, sia andato su posizioni diverse fa parte della fisiologia. Abbiamo su diversi argomenti opinioni diverse sul terreno politico e questa è la dimostrazione pratica che le opinioni diverse possono portare anche a scelte diverse. Roberto Riga, assessore all'urbanistica uscente, quanto potrà pesare il voto dell'API in questa tornata elettorale? Io credo che questo voto dell'API sia molto importante e determinante perché rappresenta anche un voto di un'area moderata non indifferente nella nostra città. Noi siamo determinati, abbiamo una grande lista formata da persone giovani professionisti, donne, tante donne, 14 donne candidate nella lista dell'API, quindi le quote rosa sono numerose e abbiamo voluto lanciare un segnale diverso alla città per sostenere la candidatura a sindaco di Massimo Cialente e per dare un segnale forte soprattutto di ricostruzione, che non deve essere solo la ricostruzione finalizzata alla realizzazione di nuove case e nuove abitazioni, ma una ricostruzione del mondo economico, delle attività produttive, di tutto quello che ne consegue e soprattutto rilanciare le attività produttive di questa città, che sono il motore trainante dell'economia. Abbiamo anche intenzione di rilanciare un nuovo disegno della città, un nuovo disegno che deve determinarsi attraverso il piano, un nuovo programma di intervento urbanistico, il nuovo piano regolatore generale, che si relazioni, che dialoghi, che si metta comunque in sintonia con i comuni limitrofi, quindi un piano regolatore intercomunale e quindi che costituisca veramente i presupposti e le fondamenta per un dialogo forte per una città-territorio. Cialente ha annunciato il nuovo PRG per la primavera del 2014, ci se la fa? Assolutamente sì, anche perché noi abbiamo fatto un grandissimo lavoro per una valutazione attenta, puntuale e precisa su tutto lo studio fatto per le aree a vincolo decaduto. Quindi abbiamo gli elementi e diciamo,
tutto quanto quello che possiamo, che si può determinare per costruire un nuovo strumento di pianificazione urbanistica.